A differenza del dolce del ciambellone, dovrebbe essere molto più semplice, quindi la mettiamo quasi tutta. Questa è semola macinata di grano duro, ideale per pane e pasta. Chissà che uscirà fuori stavolta. Facciamo il buchetto al centro. E pizze, focacce, torte salate, quindi dovrebbe andare bene pure per il pane. Vediamo che facciamo le cose fatte bene stavolta. Uno, due bei pizzicotti. E voilà. Iniziamo a mescolare piano piano. E mo' aggiungiamo. C'è scritto che l'acqua deve essere tiepida. Un altro po' di acqua. Ok, e cominciamo a impastare. Un altro po' di farina e andiamo avanti. Vedi come sta venendo bene? Allora, stessa cosa di qua, vai di qua, vai di qua e vai di qua. Ok, chiudiamo. Ecco fatto. Così un po' di farina. Ecco qua, al calduccio. E la lasciamo riposare per 15 minuti. Allora, adesso deve stare per 20, ho letto 25-30 minuti. Vabbè amici, adesso ci godiamo lo spettacolo, chissà che cosa esce fuori. 1, 2 e 3. Mazza che profumo! Vediamo. Ah, non è male. Sarà pronto? E lo mettiamo qua. Ah. Eccolo qua. Amici, il mio primo pane! Vabbè, lasciamolo riposare un quarto d'ora e